Ma guardate, questi ragazzi sono molto, ma molto più attenti di certi anziani. Vogliono vivere una vita diversa, una società civile diversa, e io ne sono orgoglioso. E quando giro l'Italia e incontro questi ragazzi, mi danno una carica, una gratificazione che voi non avete idea. E io vi dico che la gioventù, che a volte si sottovaluta, è da rivalutare. Io spero soltanto che la cultura che loro avranno sia quella di cambiare l'Italia, quindi con le nuove generazioni un cambiamento radicale, perché soltanto così possiamo cambiare l'Italia, con la nuova generazione. Quando mi risvegliai dal coma è venuto il dottor Borsellino, è stato l'unico magistrato che venne a trovarmi. Una persona eccezionale, una persona veramente umana. Venne a trovarmi in ospedale e poteva farne a meno, invece, come vede, ecco, da qui si stabilisce il senso dell'umanità di quella persona. Palermo adesso è diversa, non è più come prima, la gente è molto più coscienziosa, ha preso coscienza che la mafia non è più vincente. È scesa in piazza, ha dimostrato di non voler vivere quella situazione, e devo dire che adesso è cambiato tutto.